Ricordarvi che siamo a Milano il 10 novembre al Magnolia, quindi comprate i biglietti, fatelo il prima possibile, ci vediamo lì. O non comprateli, sfondate la porta. Lo disse anche lui. No, invece c'è un casino boia. Allora. Ringraziamo molto, poi dopo abbiamo un moderatore che verrà qui a farci delle domande, probabilmente partiranno delle gag. Non mi dico. La stiamo per fare ora? Con la canzone di adesso? Quella di prima che sarebbe da fare ora però. Sì, 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 lo so. Dobbiamo fare Paranoid. No. Vedi che io ho questo. Tipo quello da cantautorato, essere stronzi il dono di pochi, farlo apposta è roba dei idioti. A chi è andato a vivere a Londra, Berlino, a Parigi, Milano, Bologna, ma se le paure non ha fissa dimora, le vostre spalle senza chi critica paura e noia, fidi troppo di madre noiosa, l'arte è pensiero che esce dal corpo, né più né meno come lo stento. Alle donne, agli uomini, ai froci, vi amo, vi adoro, ricopro di baci, a colpi, vignuti, grazie a più armoniosi, perdenti, perdenti. Che vi piace di farvi fregare dai nati vincenti, dal navigatore, dalla macchina nuova e dal suo fettore, la prova finale dall'uomo che Sandro Giuliano, grazie.
Lisenzio, così buonasera. Buonasera. Io ero uscito qua. Poi ci portate meglio. Come va? Io ho chiesto l'Isabello, però. Hai chiesto l'Isabello? Sì, perché la sicurezza, poi dopo. Banco un po' più. Allora, da che incominciamo? Incominciamo da questo che è il vostro secondo disco in italiano. Chi ve l'ha fatto fare? Chi ve l'ha fatto fare mi piace. No, soprattutto domanda pertinente. Visto? E anche la risposta non ci vuole. Sì, la fa lui che è molto più pertinente. Abbiamo vinto perché non poteva fare il cosa? Io non ce l'ho fatto fare, fa parte di una finestra che abbiamo aperto sull'Italia, come alcuni magari sanno, noi c'eravamo qui in Italia inizialmente sull'estero, con Villa Inferno per esempio, però già era presente nei pezzi in italiano. Abbiamo così, preso questo sguardo verso di qua, sono rivoltati verso altri confini, poi ci stai guardando, ecco, fa parte di una. E oggi sono buono. Fa parte di un percorso che adesso noi guardiamo a quello che ci interessa. Però io ho un aneddoto carino. Allora, parla un po' di ho finito, papà. Già no, ho finito. Non è mai finito così. Non è mai finito un discorso, sai? Quando eravamo in tour in Australia, siamo tornati, atterrati... vabbè, ma poi ti spiego, vedrai come finisce. Siamo tornati a Milano, siamo atterrati e in Australia c'erano 37 gradi a gennaio, a Milano era uno dei periodi in cui faceva più freddo, c'era la neve. E stavamo cominciando a lavorare, andati tutti a fanculo. Eravamo tornati da questa cosa fantastica, bellissima, siamo scesi, c'era un freddo boia. Aureo in serio. No. C'era l'autista del pullman che non parlava inglese, si incazzava con chi non parlava italiano, anche se era giapponese. Sì, sì, esatto. Cioè praticamente parlava in italiano a tutti i turisti di lingua e li offendeva. È partito, stanno tutto il tempo al telefono e ha cercato di investire un vigile, ma seriamente. Nel frattempo sono passate uno stuolo di suore, poverine, che non c'hanno niente di male in sé, però in Australia non ne avevamo vista nemmeno una. E lì stavamo per andare a lavorare alla Zutte Fanculo, mi ricordo che ci siamo detti, ma chi ce l'ha fatto? E invece, vedi, ora non vorrei fare il solito discorso dei cervelli in fuga, anche perché noi di cervelli non ne facciamo più. Non è che cambi la cultura del paese. Però in effetti l'idea era di raccontare, almeno, insomma, di riportare il cantautorato a quel ruolo che aveva prima, ovvero di non dare la verità a nessuno, semplicemente non dire la verità, semplicemente raccontare le cose come stanno e basta. Essere stronzi è dono di pochi, no? L'altro disco qua non è che ne usciate molto, molto gentili, cioè non risparmiate nessuno. Cioè, nemmeno noi stessi. Addirittura, voi vi tirate fuori o siete... No, noi siamo sempre dentro, che sia le nostre madri o qualsiasi altra cosa. Stiamo anche dentro. Vabbè. Si è nati per subire la zia fanculo, nella zia fanculo siamo stati i primi a andare. Insomma, comunque fondamentalmente l'idea è questa. E chi è senza peccato scagli la prima pietra. In ogni caso. Non ho fatto domande perché non siamo forse per la. Ah, era troppo serio. No, invece io l'apprezzo, perché in realtà i nati per subire siamo anche noi e a fanculo ci siamo nati prima noi di sicuro di tutti quelli che poi ci sono venuti dopo, grazie, anzi di averci seguito. E si vede che avete dei bei esempi in Italia, insomma. Mi sono lanciati a subito tutti a corsa. La bella scuola. E il paese un po' si è alleggerito, un po' torna a galleggiare, quindi. Però qualche episodio meno autobiografico in questo disco, cioè non ce ne sono quasi. Cioè il figlio di puttano, l'avere 20 anni, sono un po' spariti. Logico. Noi dovevamo finire un percorso. Come abbiamo fatto con Villa Inferno, che abbiamo finito un percorso lavorando con tutti i musicisti che ci avevano influenzato, ispirato. Adesso dobbiamo tenere un discorso sull'Italia e non potevamo chiuderlo solo col qualunquismo generalizzato di andate tutti a fanculo, bisognava entrare nel personale. Quindi qui si parla, permettetemi, la poetica, voglio essere un padre, però
si parla di uccidere il poliziotto che abbiamo dentro. Bella, bella, bella questa. Mi dà risposta di nuova, secondo me. Peraltro è una cosa che ha detto anche il poliziotto che va ucciso. Ah, sì, già te l'ha detto. No. Allora, correva l'anno 2010, 2009 forse, Miami. Non puoi dire la parola Miami che subito qualcuno si fa male. Correva l'anno. Se dici Miami si fa male quello. Correva l'anno. Avete suonato l'anno scorso, l'anno scorso. No, uguale a due anni fa. Non mi sono preparato le date. Già. Comunque, siete scesi dal palco, avete suonato con Nada e c'era proprio una platea di gente che cantava Amore Disperato. La prima cosa che mi avete detto era... Che è l'unica che non abbiamo fatto. Abbiamo fatto, ma che freddo fa. No, è vero, facciamo l'altro. Per favore, allora, prendiamoci in giro. Senza motivo, aspetta. No. Me è colpa, vedi? Che è senza spiegato. Sì, ma c'è, però abbiamo. A parte il fatto che vedevo dal fondo palco che si siete dati la mano, tipo... bella, ce l'abbiamo fatta, come se... Però, prima cosa che mi avete detto, scesi dal palco, nazionale popolare. La parola giusta. Nazionale popolare, cosa buona e giusta o male? È un male di sicuro, da un certo punto di vista. È un... Quindi il Miami ha fatto schifo. No. Portare. Il Miami, a parte che è provocatorio lo stile nostro, il prossimo anno ci porteremo anche veramente pochissimo, non so. Morandi. Scopriamo anche se è vero. La macchina del fango. Hanno scritto la canzone, si chiama Gente di Merda. Basta, dai. No, mi rifiuto perché è la macchina del fango. Vabbè, Sandro, quando vai del catering poi lo capite, cioè. No, si parlava di nazionale popolare, via, su un attimino, datemi un attimo di fuori. Si parlava di nazionale popolare, sì, bene o male. È nazionale popolare declinato in una certa maniera, sappiamo tutti essere terrificante come discorso, però il portare un artista che poi tutto sommato, secondo me, è a tutti i titoli una... che dell'indipendente è il supposto. Vabbè, il supposto dell'indipendente, no? Cioè ci sei ritrovata perché aveva 17 anni nel mainstream, non lei era... Cioè è una sfatta in realtà, no, nel senso buono del termine. Quindi nazionale popolare non è... Il problema è nazionale popolare quanto lo sei tu, non tanto nato. Bravo, bella domanda. Po' zecca. Ma sono nazionale popolare? Ah, ma qualcuno ha sa che il termine zeccarocca? Comunque è stato preso il termine zeccarocca. Anche per te, stiamo perdendo qualche passaggio, eh. Secondo me sta diventando una cosa tra di voi. Hanno coniato il termine zeccarocca, riferito. Per noi, siamo per voi. Sì, bello, eh. Fa piacere. Cosa dici? I genitori sono contenti. Che vi chiedo? Posso aiutare? No, volevo chiedervi un po', a